Il Tribunale di Parigi ha assolto Airbus ed Air France dall'accusa di omicidio colposo nel caso dello schianto del volo Rio de Janeiro-Parigi che nell'Atlantico causò la morte di tutti i 228 occupanti il 1 giugno 2009. La sentenza arriva dopo oltre 13 anni di intense perizie e 3 mesi di un processo assai teso. Le due multinazionali hanno chiesto l'assoluzione ritenendo che la loro responsabilità nell'incidente non fosse stata provata, cosa che ha fatto infuriare le associazioni dei familiari delle vittime che alla lettura della sentenza sono scoppiate in lacrime. Se fossero state giudicate colpevoli, le compagnie avrebbero potuto pagare una multa di 225.000 euro ciascuna, che si sarebbe aggiunta al risarcimento già pagato e agli elevati costi del processo. Una condanna per omicidio colposo avrebbe anche denigrato non poco l'immagine pubblica delle società, ambedue quotate in borsa.